Cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le consultazioni di governo perché tra stasera e domenica Mario Draghi potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e dar vita ad un nuovo governo. Nella giornata di ieri è arrivato anche il sì degli iscritti al Movimento 5 Stelle con il voto attraverso la piattaforma Rousseau. Intanto sul punto Alessandro Di Battista ha annunciato che lascerà il movimento, su cui comunque aleggia lo spettro della scissione. Conferma dell'appoggio a Draghi anche per quanto riguarda la direzione del Partito Democratico. Ha detto Zingaretti: abbiamo indicato con grande chiarezza quelli che sono i nostri progetti, le nostre idee, i nostri valori al professor Draghi. Ora aspettiamo e ci rimettiamo nelle mani proprio del professore e del presidente Mattarella per quella che sarà la squadra di governo. La cosa positiva, ha detto Zingaretti, è che il Partito Democratico è unito ed è in campo per sostenere questa sfida. La parola chiave per il nuovo governo dell'ex presidente della Banca Centrale Europea è la coesione. Circola anche voce di un possibile colloquio tra Draghi e il premier uscente Giuseppe Conte. Aumentano i rumors di un suo possibile ingresso come ministro degli esteri o super ministro della transizione ecologica. Per quanto riguarda invece la possibile salita appunto di Draghi, il presidente salirà dopo aver ricevuto l'incarico e poi aver completato ulteriori dettagli nelle consultazioni. Il primo punto fondamentale nel nuovo governo sarà l'emergenza Covid, a partire dall'accelerazione della campagna di vaccinazione, andando a seguire un po' quello che è il modello inglese. Draghi pone al centro dell'azione soprattutto i giovani, una prospettiva di futuro, e sul punto è fondamentale il rilancio dell'economia attraverso il recovery plan. L'impegno è di non alzare le tasse, rilanciare il tessuto produttivo, non puntare sui sussidi, ma anche allo stesso tempo non andare a smantellare quello che è il reddito di cittadinanza. Si è diffusa anche in giornata la voce che Draghi abbia chiesto alle segreterie di inviare una short list di candidatura tra cui scegliere, ma non c'è alcuna conferma ed è stata smentita comunque l'attendibilità delle voci circolate negli ultimi giorni. Sarà solo Draghi a chiamare i ministri a ridosso della chiusura della lista, ma si annuncia consistente la presenza di donne. Il divieto di mobilità tra le regioni potrebbe essere prorogato con il plauso dei governatori almeno per qualche altra settimana, mentre invece per quanto riguarda il discorso delle piste da sci pronte a partire dal prossimo 15 febbraio con ingressi scaglionati, resterebbero limitate al turismo di prossimità e ai proprietari delle seconde case. Oltre alla proroga dello stop alla mobilità, i territori guardano già oltre quella che è la scadenza dell'attuale DPCM tra una ventina di giorni, perché sul nuovo provvedimento che porterà presumibilmente la firma di Mario Draghi, i governatori chiedono di valutare quelle che possono essere possibili riaperture come cinema, palestre e teatri con ingressi contingentati. Il limite potrebbe essere protratto al prossimo 5 marzo, che è la data fissata per la scadenza dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al momento però non si può escludere nemmeno la presenza di un provvedimento ponte più breve e valido soltanto una decina di giorni, in attesa che venga ufficializzata la nuova squadra di governo. In queste ore è atteso comunque, come ogni venerdì, il report dell'Istituto Superiore della Sanità, che decreterà il quasi certo ritorno di Toscana e Abruzzo in fascia arancione, che al momento è per l'Umbria e la Sicilia, mentre invece il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto misure straordinarie per il weekend, ovvero in concomitanza della festa di San Valentino e Carnevale. Caso peculiare per l'Umbria, perché la regione rischia di diventare totalmente rossa dopo quello che è stato il provvedimento della governatrice in settimana, vista l'esplosione dei focolai, soprattutto della variante brasiliana, ma non è escluso su tutto il territorio la presenza di mini zone rosse per cercare, nei limiti del possibile, di contenere il contagio.
A Roma, alcuni medici professionisti under 55 hanno comunicato alle ASL che non intenderanno vaccinarsi con il siero di AstraZeneca perché ritenuto non confacente al rischio professionale. Questo l'ha detto all'agenzia ANSA il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Maggi. Ha detto, pur condividendo che rispetto a questa categoria sia di maggior copertura il vaccino Pfizer, come ordine abbiamo fatto in modo che tra i liberi professionisti venissero censiti per essere vaccinati. Abbiamo raccolto 13.000 adesioni e trasmesso i dati alla Regione, che le ha inviati poi all'ASL. Intanto AstraZeneca prevede di produrre per il mese di febbraio oltre 100 milioni di dosi e arrivare a oltre 200 entro il mese di aprile. Lo ha detto l'amministratore delegato della società Pascal Sorio, intervistato dal Guardian. Andamento della curva pandemica sul territorio nazionale. Il bollettino Covid diramato, come di consueto, dal Ministero della Salute. I nuovi positivi in Italia sono stati 15.146 su 292.533 tamponi processati, per un tasso di incidenza che è salito di oltre un punto percentuale rispetto a martedì, arrivando al 5,17%. Per quanto riguarda i guariti, sono stati 19.838, i deceduti 391. Si svuotano, seppur di poco, le terapie intensive con meno 2 persone nel saldo complessivo. Leggermente più consistente invece la discesa dei ricoveri ordinari con meno 338 persone. Preoccupante invece la situazione Covid in Campania, con i contagi che aumentano, così come ha confermato il più recente bollettino dell'unità di crisi regionale, che fa registrare 1.694 nuovi positivi, di cui 92 sintomatici, a fronte di 21.458 test analizzati, di cui 3.142 antigenici. Per quanto riguarda invece i guariti, sono stati 1.140 nelle ultime 24 ore, 12 i deceduti. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della Regione ne sono occupati 115, mentre invece su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.425. Restiamo in Campania perché ci sono delle problematiche per quanto riguarda la situazione scolastica. Lo ha scritto l'unità di crisi regionale in una nota. Ha detto, alla luce della tendenza dei contagi che si va delineando a seguito di quella che è la riapertura delle attività scolastiche in presenza, nonché dell'incremento di richieste dei posti letto ordinario e terapia intensiva, si ritiene indispensabile adottare nuove strategie di gestione e valutazione attraverso alert o analisi previsionali sulle quali poi andare ad orientare quelle che sono delle decisioni a livello regionale o comunque con riferimento alle fasce d'età che sono maggiormente a rischio, per scongiurare quella che è l'immissione del virus in ambienti familiari di studenti e docenti, facendo in modo, in qualche modo, appunto, che si possa moltiplicare. Su quella che è la situazione epidemiologica, si ritiene che queste strategie da adottare debbano essere previste, perché in modo specifico per determinare il contenimento dell'infezione su più livelli. Si condivide, e conclude la nota, che c'è bisogno di raccomandare in maniera importante la concreta applicazione dei criteri per i singoli contesti di ambito regionale. È evidente che laddove queste misure non dovessero sortire effetti in un arco temporale di una settimana, bisognerà valutare l'adozione di misure di contenimento a livello generale. A Napoli, consegnato al deposito di Piscinola il terzo treno della linea 1 della metropolitana partenopea, che si avvia a quella che è una fase di collaudo prima della messa in esercizio. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. Avviene questa mattina la consegna del terzo treno per la linea 1 della metropolitana di Napoli. È il terzo dei 19 treni che sono stati acquistati e contrattualizzati, il terzo di 7 già realizzati, che arriveranno quindi nei prossimi mesi. Quindi si sta lavorando alla consegna di questo treno, che si aggiunge ai 2 già consegnati e sui quali si stanno effettuando le prove della messa in esercizio.
È un impegno che abbiamo preso con questa città, a cui l'amministrazione dei Magistris ha lavorato moltissimo, non soltanto il programma di completamento delle stazioni quanto anche dei treni. È il terzo treno che arriva qui in Italia, abbiamo dovuto in questo senso anche lavorare rispetto a tutte le misure, cioè in ottemperanza di tutte le misure anche Covid. Tre treni sono qui, altri tre treni stanno facendo, diciamo, le loro prove in Spagna. E le prove stanno andando benissimo. Si tratta di un treno di 108 metri di lunghezza con 152 posti a sedere. I treni sono arrivati ieri via nave da Valencia, vengono prodotti a Bilbao, dopodiché vengono imbarcati su una nave a Valencia e con la nave da Valencia vengono consegnati poi nel porto di Salerno. Dal porto di Salerno vengono trasportati qui a Piscinola con le bisarche che vedete, e che sulle quali vengono allocati i semitreni. Nel mentre vengono consegnati i nuovi treni, proseguono le prove per la messa in esercizio commerciale, siamo ormai al 90%, per il mese di aprile li vedremo circolare anche per il servizio ai passeggeri. A Caserta, nuovo aggiornamento del bollettino Covid, a cura come sempre dell'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino dell'11 febbraio si certificano 230 positivi, 132 guariti ed un deceduto, per un saldo complessivo di più 97 contagiati appunto sul territorio casertano. Come vedete dalla grafica, i test processati sono stati 2.408 per un tasso di incidenza del 9,5%. Continua la salita importante dei positivi a Caserta città, che arriva a 245 casi attivi, c'è poi Maddaloni con 220 e Marcianise con 166. Nel casertano il commissario straordinario di Sessa Orunca Andrea Cantadori, in vista del periodo di Carnevale e San Valentino, ha disposto con l'ordinanza commissariale numero 4 alcune limitazioni. Innanzitutto è previsto il divieto di assembramento su tutte le strade ed è fatto obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale in quelli che sono i locali e i luoghi aperti al pubblico, nonché in spazi pubblici dove per le caratteristiche più agevole la formazione di assembramenti. Durante il weekend, dunque oggi, sabato e domenica, è vietata la sosta con i veicoli nelle piazze 20 settembre, Tiberio, dalle ore 18 alle 24. Peculiari disposizioni anche per quanto riguarda le giornate del 14 e 16 febbraio, infatti è vietata la somministrazione e la vendita di asporto di alcolici, solo consentita la consegna a domicilio, è vietata qualsiasi manifestazione, sfilata o corteo su tutto il territorio comunale, è vietato intrattenersi in tutte le principali piazze della città dalle 18 alle 5, è fatto divieto ai minori di 18 anni di stazionare nelle piazze e strade pubbliche se non accompagnati da adulti dalle 18 alle 5 ed infine è vietata la vendita e l'utilizzo di bombolette, spray e petardi di qualsiasi genere. Chiudiamo con il calcio, vigilia del match di Serie A della 22esima allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus. Gli azzurri in cerca di una vittoria per uscire da un periodo particolarmente delicato, non solo per quanto riguarda la panchina di Gattuso, ma anche per rifarsi di quella che è l'eliminazione in Coppa Italia ai mani per mano dell'Atalanta. Gattuso però dovrà fare i conti con particolari assenze, non solo Manolas, Mertens e Koulibaly, ma doppio forfè annunciato nella giornata di ieri di Isai e Demme. Per quanto riguarda i bianconeri, assenti Artur e Dybala, ma anche dubbi legati a Bonucci e Ramsey. Uno sguardo rapido alle formazioni: nel Napoli tornerà tra i pali Meret, in difesa più o meno la stessa vista contro l'Atalanta di Lorenzo, Maximovic, Rachmani, e poi ci sarà Mario Rui, appunto, vista l'indisponibilità dell'albanese Isai. A centrocampo Elmas e Bakayoko, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna, ma non è da escludere un impiego nuovo di Osimhen dal primo minuto. Per quanto riguarda i bianconeri, Szczesny tra i pali, Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo in difesa, McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa in attacco, giocheranno Cristiano Ronaldo e Morata. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di giornata.